La situazione di emergenza dovuta alla pandemia da coronavirus ha evidenziato l'importanza di concepire la salute umana come strettamente legata a quella degli animali e dell'ambiente. In questo contesto, le biotecnologie sanitarie hanno più che mai un ruolo cruciale che spinge sempre più ragazzi ad intraprendere questo percorso formativo. Il corso di laurea magistrale in biotecnologie sanitarie e mediche e veterinarie dell'Università degli Studi di Sassari è l'unico in Sardegna della classe LM9 e giunge quest'anno al suo decimo anno di attività formativa. Il corso si avvale della pluriennale esperienza del corpo docente dell'area biomedica e veterinaria e della disponibilità di spaziosi laboratori dotati di strumentazioni moderne e all'avanguardia. Il corso include un percorso formativo nelle scienze di base e applicate nei settori della salute umana e veterinaria nel campo della terapia genica, della riproduzione umana e animale, delle produzioni animali e delle trasformazioni degli alimenti, dei sistemi diagnostici tecnologicamente avanzati e delle nanotecnologie. Lo studente potrà personalizzare il proprio percorso formativo usufruendo inoltre dell'ampia disponibilità di materie a scelta, fra cui la bioetica, le normative brevettuali, nonché i corsi di comunicazione, di fundraising e management. Per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, l'ultimo semestre del corso è interamente dedicato ad attività di tirocinio pratico che potrà essere svolto presso i laboratori dell'Ateneo, enti esterni nazionali o all'estero, grazie ai percorsi di mobilità internazionale. Una volta concluso il percorso di studi, i laureati, dopo aver superato l'esame di Stato, possono iscriversi all'Ordine Nazionale dei Biologi e accedere alle scuole di dottorato e di specializzazione.